Calogero il sipario sulla regular season della Serie B con te.it con la 42esima giornata in cui tutte le squadre saranno impegnate in contemporanea. L'Avellino riceve il Cesena che è certo dei playoff ma vuole la miglior posizione possibile. Tessera in emergenza viste le tante assenze dovute ad infortuni e squalifiche. In porta ci sarà quindi Bianco mentre in attacco la coppia Castaldo-João Silva. Per Drago, Tridente, Ciano, Falco, Garritano alle spalle di Juric. Big match di giornata quello tra Bari e Trapani con i pugliesi che vogliono scalzare dal quarto posto i siciliani. Camplone ritrova Valiani a centrocampo mentre De Luca, Sansone e Rosina si giocano due posti dal primo minuto. Cosme all'imbarazzo della scelta e dovrà solo scegliere il partner di Petkovic in attacco con Montalto favorito. Festeggerà in casa contro la Virtus Entella che cerca il traguardo storico dei playoff il Crotone che chiude la propria stagione davanti ai suoi tifosi. Juric ritrova Martella sulla corsia di sinistra mentre Zampano non dovrebbe partire dall'inizio. Aglietti riavrà Cutolo che sarà il compagno di reparto di Di Carmine. Spareggio salvezza al picchi tra Livorno e Virtus Lanciano che potrebbe comunque non voler dire salvezza per nessuna delle due. Gelain si affida ancora una volta ad Aramo e Vagiusci a supporto di vantaggiato mentre Maragliullo risponde con la solita formazione ad eccezione dell'indisponibile Boldor. Cerca la vittoria il Novara per continuare a sperare nei playoff, ma di contro c'è un Modena con l'obbligo dei tre punti per non salutare la B. Baroni dà fiducia a Garofalo mentre Corazza sostituirà Lanzafame. Bergodi con Bertoncini per Marzorati e Bellingheri per Mazzarani. Il Pescara punta alla vittoria per avere la certezza aritmetica del terzo posto senza guardare al Trapani. Di contro però ci sarà un Latina a caccia di punti salvezza. Oddo ritrova Campagnaro dopo un mese e mezzo mentre a centrocampo ci sarà Bruno. Risponde Gautieri con il Tridente, Dumitru, Paponi, Scaglia, vista l'indisponibilità di Acosti. Un punto è quello che serve alla Pro Vercelli per essere sicura di centrare l'obiettivo salvezza. L'avversario di turno però è la capolista Cagliari che vuole chiudere in prima posizione il campionato. Foscarini ritrova Pigliacelli tra i pali e lancia Marchi e Beretta in attacco. Rastelli deve decidere chi schierare in avanti con Sao e Farias in vantaggio su Giannetti. Partita importante anche per la Salernitana che riceve il Como che sta chiudendo in maniera più che degna la sua esperienza in B. Menichini con Tuia per lo squalificato Bernardini e Zito sull'out di sinistra. Cuochi con Barella e Lanini alle spalle del Bomber Ganz. E chi vuole invece cancellare in fretta la figuraccia proprio contro il Como e lo Spezia che riceve un Ascoli ancora non matematicamente salvo. Di Carlo potrebbe far rifiatare Calaiò con Catellani prima punta. I bianconeri invece recuperano Cacia che sarà regolarmente in campo. Spazio ai giovani nel match tra Ternana e Brescia. Breda dovrebbe lanciare infatti dal primo minuto uno tra Tascone e Battista a centrocampo. Dall'altra parte invece confermato Said mentre non ci sarà il polacco Kupitz. Chiude il quadro della 42esima giornata la sfida tra Vicenza e Perugia. Lerda dà spazio a Pinato al posto di Adesio, mentre potrebbe esserci in attacco Raicevic. Bisoli conferma Monaco in difesa e schiera dal primo minuto Parigini in avanti. Per tutte le altre informazioni sul mondo della Serie B con te.it basta visitare il nostro sito internet www.legab.it oppure i nostri profili social agli indirizzi in sovraimpressione. Grazie e arrivederci.